mi occupo di organizzare gli eventi sul territorio, in tutta Italia, e io sono anche vicepresidente adesso questo onore, fino alla prossima elezione che svolgeranno tra 20 giorni. Niente, questo insomma, ecco. Quindi passo la parola a lui per questa serata particolare, perché le tasse penso che sia un argomento. Penso che usciremo da qua, uscirete da qua con un altro punto di vista. E prima di cominciare volevo chiedere a qualcuno di voi che è venuto agli eventi di farmi il riassunto dove siete arrivati fino adesso. Questo è il corpo basso. No, proprio delle varie tappe. Cioè, molto sintetico, ma gli argomenti avete affrontato. Dai Stefano. Ma vabbè, la moneta, gli aspetti della moneta, che cos'è la moneta, le differenti visioni di quello che è, e poi siamo arrivati fino all'inflazione e ecco, adesso stiamo avendo un pochettino delle tasse, il debito pubblico come si è formato con il debito pubblico, la banca, il ruolo della banca centrale. Molte cose insomma. Bene. E avete risposto tutti alle domande? Grazie. Dopo le facciamo a fine del... Ancora lui deve finire, ma. E volevo chiedervi, avete fatto per caso, vi siete parlato di, della storia economica dei pensieri, della differenza con il mainstream, con il paradosso? Sì. Chi è che me lo riassume? No. È la strada. Un po' di collaborazione. Il paradosso è una classe. Esatto, quali sono le differenze? Non mi piace il paradosso. Qualcun altro che... Neoclassico è più, diciamo, più attuale, una visione un po' più ampia, non semplicemente economica, se il terzo scritto è, ma anche... Sì, da un altro punto di vista. E al benessere forse... Del 99% dici. Ma è... A livello storico invece, a livello storico la differenza tra i vari filoni di pensiero nella storia del pensiero macroeconomico e economico, qualcuno, avete fatto qualcosa? Qualcuno mi sa dire qualcosa di questo pensiero mainstream neoclassico e quello eterodosso, come si muovono lungo la storia negli anni, ecco, storicizzandoli? Nessuno? Allora, posso chiudere la porta così ci sentiamo meglio o un problema? Sì, sì, va bene. Allora stasera grazie a tutti di essere venuti, ci occupiamo di tassazione, guardiamo le funzioni che ha la tassazione attraverso le varie dottrine comunque che la trattano nella storia del pensiero macroeconomico, guardiamo prima gli effetti che la tassazione ha sull'economia e poi guardiamo le funzioni, ovvero perché tassare, perché lo Stato, il governo ci tassa, quali sono gli obiettivi che raggiunge o vuole raggiungere attraverso la tassazione, perché c'è bisogno delle tasse. Questi sono i due focus di stasera, che vedete anche nelle domande alle quali avete già risposto, che rifacciamo alla fine della serata per vedere se qualche concetto è stato agganciato e anche se sono stato capace di comunicarvi qualcosa oppure no, perché è molto importante come feedback anche personale. E volevo prima fare proprio una brevissima introduzione su quei due pensieri che avete già studiato, quei filoni di pensieri, che è chiaro che non sono... non si cancella bene, non sono esaustivi di tutti i pensieri che ci sono nel filone economico, nella storia dell'economia, però è giusto fare una brevissima proprio digressione sulla storicità della questione. Avete dell'alcol per caso? Sì, qualcosa di... Se avete un po' di alcol, perché ho la cancellina che è un po'... E dopo cominciamo velocissimamente, cerchiamo di fare il più presto possibile perché non voglio assolutamente annoiarvi, anzi voglio passiamo una serata con più dialogo possibile e che impariamo tutti qualcosa, io da voi e voi da me. E ringrazio chiaramente il Movimento 5 Stelle per averci dato la possibilità di essere qui stasera e anche Andrea per l'economia per i cittadini e soprattutto Eleonora che stasera non è potuta venire. Proviamo. Beh, un po' meglio, perché stasera ne avrò tanto bisogno della lavagna. Dopo non ci scrivo. Però mi ha anche la lavagna.
ecco, ci siamo, se lo può lasciare lì, signore, magari lo voglio dire. Allora, una brevissima digressione storica, così abbiamo le idee chiare sulla storicità del pensiero economico. Userò la classificazione effettuata da un economista che si chiama Ayman Minsky, americano, professore americano di economia. Sapete già cos'è il pensiero mainstream, cos'è quello eterodosso, sono due pensieri diversi. Giusto per mettere due date per capire dopo cosa andiamo a vedere, perché ci saranno diverse teorie nel quale metteremo la tassazione, vedremo come tratta la tassazione, che appartengono a diversi filoni. E quindi vediamo anche storicamente dove si collocano. Diciamo che fino al 1936, che è l'anno della teoria generale della moneta, dell'occupazione e dell'interesse, di Keynes. Conoscete tutti Keynes, no? Ecco, fino al 1936 ci sono stati già pensatori eterodossi, c'erano già tipo Gesler, Knapp, molti altri. Però il pensiero mainstream lo possiamo definire, il pensiero economico seguito dai politici, eccetera, eccetera, dai governi, possiamo definirlo come un pensiero classico. E vedremo qualche teoria del pensiero classico come tratta la tassazione. 1936, Keynes, teoria generale, rivoluzione nel campo economico, dopo la grande crisi del 29, Keynes inventa la macroeconomia per capire come risolvere la crisi del 29. E c'è chi, velocissimamente, non voglio essere assolutamente esaustivo, ma telegrafico proprio, ci sarebbero tante cose da dire, ma le saltiamo. Ci si divide in due: i neoclassici, il filone neoclassico nell'economia, scusate la calligrafia, eccetera, eccetera, è importante che capite, neoclassici, e gli eterodossi, post-keynesiani soprattutto, eterodossi. Poi ci sono tanti, classificare la realtà è sempre difficile, quindi non voglio essere assolutamente esaustivo, però a grandi linee è quello che succede. Qui dal pensiero classico Keynes pone una novità che per gli eterodossi è una rivoluzione nel pensiero economico, ovvero che cambia completamente il modo di vedere il pensiero economico fino al 1936, per vari motivi che magari integreremo durante la relazione, che adesso non sto a dilungarmi su questo perché tratteremo altro stasera. Comunque vedono questa teoria generale di Keynes come una rivoluzione in campo economico, cambia tutto il capitalismo visto da un altro punto di vista, e con tanti particolari, soprattutto sul fatto che il capitalismo è instabile e non si può bene prevedere cosa succede, perché le aspettative delle persone, dei comportamenti economici delle persone sono difficili da prevedere. Il capitalismo in se stesso è instabile ed è contraddittorio in se stesso. Mentre i neoclassici invece integrano solo una parte del pensiero di Keynes all'interno del loro pensiero, continuando il filone classico, integrano una parte del pensiero di Keynes, ovvero quello della piena occupazione in caso di crisi attraverso la spesa pubblica, la diminuzione della tassazione, anche vedremo, integrano nella teoria classica, ma non colgono proprio l'elemento rivoluzionario della teoria generale, ma trattano la teoria di Keynes come una teoria evolutiva del pensiero classico. Ok, quindi focalizziamo solo questi due concetti senza stare a dire tutte le altre cose, perché sennò ci perdiamo. Pensiero classico, 1936, i neoclassici interpretano il lavoro di Keynes come un'evoluzione del pensiero classico integrando solo delle cose, gli eterodossi lo interpretano come una rivoluzione. Lo stesso Keynes, i suoi scritti posteriori alla teoria generale del 1936, si vede che lo interpreta proprio come una rivoluzione, nel senso che cambiano tantissime cose, cambia il modo di vedere il capitalismo in se stesso. Ecco, il capitalismo per gli eterodossi è contraddittorio in se stesso, quindi non basta avere la piena occupazione per stabilizzare il capitalismo, ma ci vuole molto altro, su cui ci sarebbe bisogno di fare molte altre lezioni, non ci fermeremo stasera. Dal di qui, eterodossi e neoclassici. Adesso vedremo alcune teorie neoclassiche e classiche, come interpretano la tassazione, il ruolo della tassazione, come alcune teorie eterodosse la interpretano, fino ad arrivare all'ultima teoria eterodossa che noi seguiamo, molto importante, la MMT, scusate la calligrafia, e il pensiero neoclassico attuale. Tutto questo per avere un ambito storico nel quale collocarci, perché secondo me è importante sapere dove siamo anche storicamente. Quindi, se questo è chiaro per tutti, possiamo cominciare con la tassazione. E non vuole essere esaustivo, poi ci sono eterodossi che trattano altre cose, non partono da Keynes, neoclassici che non c'entrano, ci sono eterodossi prima di Keynes, però più o meno a grandi linee Minsky, soprattutto Minsky, usa questa classificazione qui, nella sua opera Keynes, l'instabilità del capitalismo. Quindi questa è andata. Storicamente ci siamo collocati.
Quindi direi di partire, stasera appunto guarderemo le funzioni e perché tassare, voi mi avete scritto cosa ne pensate adesso, vedremo cosa ne penserete dopo, cioè, l'argomento è molto molto esteso, in una serata non, è difficilissimo trattare tutto, non ce la faremo assolutamente, anche perché ci vogliono basi macroeconomiche molto elevate, però facciamo una panoramica, giusto per avere, quando sentiamo le notizie al telegiornale o parliamo con gli amici o anche con persone, un professore eccetera eccetera, sappiamo di cosa stiamo parlando e abbiamo una infarinatura culturale. E passerei alla seconda slide, quindi ci siamo già, grazie Andrea. Dunque, partiamo dunque, come abbiamo detto, dalla teoria classica, dall'inizio, da prima del 1936, o attorno al 1936. Come si pensava la tassazione? Adesso sto facendo gli effetti della tassazione, dopo faremo anche il perché tassare. Prima facciamo gli effetti. Come si pensava l'effetto della tassazione nella teoria classica, quella che Keynes ha rivoluzionato per gli eterodossi? Teoria classica, Keynes agisce sulla teoria classica, lavora su questa attraverso la teoria quantitativa della moneta o equazione di Fisher, okay, che dice MV uguale PY. Adesso la spieghiamo velocissimamente, sempre, anche perché è molto semplice, come vedete, sono quattro lettere, un'equazione. Allora, M secondo voi per cosa sta? Per quantità di moneta. Ok, quindi M è la quantità di moneta. La V è la velocità delle transazioni che avvengono in economia, infatti in Italia la velocità nel quale avvengono tutti gli scambi tra di noi con la moneta, ok? È la somma di questa velocità, è un fattore che indica la velocità dello scambio di moneta. Quindi la quantità della moneta per la velocità a cui viene scambiata in un'economia è uguale al prezzo medio di ogni scambio, ovvero con questa velocità di questi scambi, ogni scambio, il prezzo medio più o meno, si fa la media più o meno il prezzo medio di ogni scambio per la ricchezza totale del luogo che stiamo esaminando. Come abbiamo detto, PY. Praticamente la velocità per la moneta in circolazione è uguale al prezzo medio per la ricchezza totale in circolazione. Questa è la teoria quantitativa della moneta, equazione di Fisher, della teoria classica. Ora, la teoria pone, siccome parte da, diciamo che analizza questa situazione su una base di piena occupazione e piena produzione di un paese, come se in Italia si producesse al massimo che di più non si può e tutti lavorassero, in più in un sistema di baratto, quindi una cosa molto molto semplice, in un'economia chiusa, i classici appunto interpretavano, diciamo, la macroeconomia all'inizio in questo modo. In questa equazione come la possiamo vedere la tassazione? Abbiamo detto che allora, la velocità della moneta e il prezzo medio è dato come costante, ovvero si pone come che la velocità della moneta sia, non possa cambiare e che nemmeno il prezzo medio possa cambiare perché ci sono già la produzione è già al massimo anche l'occupazione, quindi il prezzo medio si dà per costante, la ricchezza si dà per costante e anche la velocità, quindi rimangono solo la quantità di moneta e il prezzo che possono cambiare. La tassazione come può agire secondo voi su questa equazione? Secondo voi tassare, mettiamo che il governo aumenta la quantità di tassazione, cioè tassa di più di quanto stava tassando prima, come agisce questo aumento di tassazione su questa equazione? Secondo voi, quale fattore modifica? Abbiamo il prezzo medio, la ricchezza è costante perché siamo in piena produzione e la velocità è data per costante perché è difficile da calcolare altrimenti. La signora ha già indovinato, ecco, vedete che non è difficile, è una equazione facilissima. Sì. No, beh, è una equazione molto facile, queste due sono ferme, rimane il prezzo medio e la quantità di moneta in circolazione. Se si aumentano le tasse, cosa succede? Senza paura, tanto se siamo. Esatto, si riduce la quantità di moneta in circolazione. E quindi, che ha fatto un po' di matematica, se questo diminuisce per essere uguale a questo, cosa dovrà succedere dall'altra parte? Diminuisce anche di qua, ok? Quindi mettiamo che la tassazione aumenti, quindi la quantità di moneta in circolazione nella zona diminuisca, ok? Se questa quantità di moneta diminuisce, siccome in questa equazione deve essere uguale a tutti e due i fattori, anche il prezzo medio diminuirà. Quindi secondo, facendo il punto della situazione per chi magari si è perso, secondo questa equazione classica della quantità della moneta che spiega gli effetti di una variazione della quantità di moneta in un'economia, che cosa succede quando varia la quantità di moneta, ovvero quando si alza o si abbassano le tasse? Diminuisce la circolazione. E quindi di là cosa succede? Qual è il risultato? Il prezzo diminuisce.
si abbassano i prezzi, si alzano i prezzi medi. Cioè, secondo questa equazione classica della quantità della moneta, l'unico effetto che ha aumentare o abbassare la tassazione è quello di aumentare o abbassare il prezzo medio. Cioè, loro non immaginavano che questo aumento o abbassamento della tassazione potesse influire sull'occupazione, sul lavoro, sulla produzione di ricchezza. Quindi, questa equazione ci dice solamente che il prezzo o abbassa o diminuisce. Quindi, ad esempio, se si aumenta la tassazione e diminuisce la moneta in circolazione, i prezzi diminuiscono. Praticamente tutti i prezzi di tutti i prodotti si abbassano, però c'è sempre la piena occupazione e la piena ricchezza. Voi capite, anche se non avete magari grosse basi come me, perché poi anch'io non è che sono un economista, un professore, capite che è un po' riduttiva come teoria che analizza un'economia questa, mi sembra, no? Pensare che le tasse o comunque l'aumento o l'abbassamento di moneta non influenzi altro che il prezzo dei prodotti e bassa è veramente riduttivo. Ed è su questo che Keynes lavorò lavorò questa equazione e fece quelle rivoluzioni che poi ha fatto, mettendo a punto tante evoluzioni di questa teoria in modo da capire meglio quello che succede in realtà, se succede qualcosa attraverso la tassazione, comunque attraverso modifica della quantità di moneta in circolazione. Scusa. Più o meno, capito? Sì, prego. Infatti adesso è quello che sta succedendo, sì. Perché c'è meno moneta e si stanno abbassando i prezzi. Aumentano. Certo, però succedono anche altre cose, diminuisce anche il lavoro, se ci fa caso. È naturale. Sì, sì, però questa equazione, diciamo che quegli studiosi lì non avevano capito tutte le altre implicazioni che c'erano dietro. E loro dicevano, se si abbassa la moneta, la quantità di moneta, se noi tassiamo di più, tassiamo di meno, cambia solo il prezzo dei prodotti. Però c'è un altro fattore. Prego. Che non essendoci più la ripartizione, ossia se la moneta è divisa equamente. Sì, la ridistribuzione, dice. Ecco, certo, ma adesso va da tutta una parte. Certo, si figuri, ma su questo siamo d'accordo, ma dopo Keynes infatti dirà anche questo. Però fino ad allora, volevo far notare che la teoria classica, fino ad allora, che interpretava i movimenti nell'economia, dei fattori economici, si limitava a questo. La teoria quantitativa della moneta diceva questo: un aumento o un abbassamento della moneta, ovvero noi possiamo infilarci la tassazione, un aumento o un abbassamento della tassazione, quindi della moneta in circolazione a parità di spesa dello Stato, portava a un aumento o un abbassamento dei prezzi, del prezzo medio delle transazioni. Fine. Perché c'erano le regole quella volta? Sì, c'era anche c'era più serietà. C'era anche lo scambio aria. Però diciamo, possiamo convenire sul fatto che sia abbastanza riduttiva come teoria. O no? Scusa, non ho capito una cosa. Prego. Perché quando tassa diminuisce la quantità di moneta? Perché si preleva della moneta da quella circolante. Sì, ma poi dopo non torna in circolo. Sì, adesso se lo Stato spende, sì, si aumenta. Però a parità di spesa dello Stato spende 10 e tassa 5. Ok? Lo devi spendere per forza. Se lo Stato spende 10 e tassa 5, ok, qui ci sarà 5 in circolazione. Se aumenta la tassazione, quindi tassa 6, qui ci sarà 4, quindi la moneta è diminuita. Cioè, non ho capito cosa vuol dire in circolazione allora. E nel settore privato, diciamo. Se paghi le tasse ci sono soldi. In circolazione fra i cittadini e le imprese ci sarà meno moneta in circolazione. Disponibilità di soldi. Perché la moneta finirà nelle tasche del governo e non circolerà tra i cittadini. Basta guardare quello che sta succedendo. Come adesso, quella moneta che te la puoi aprire probabilmente in circolazione, ma magari da pagare il debito pubblico. No, no, ma proprio viene proprio ritirata dall'economia dei privati. Forse rallenta la circolazione, questo vuoi dire? No, proprio la toglie. La toglie. Cioè ne toglie. Se in circolazione c'era 5, se aumenta la tassazione in circolazione ci sarà 4. Sì, quando paghi l'IRPEF sui redditi, se anche gli dai i soldi, quelli non può produrre perché non glielo fai. Quando paghi ad esempio l'IRPEF fai 7,3, no? O anche quando magari c'hai un racconto sullo stipendio, quella è tutta moneta che ti viene tolta. Io pensavo che M invece fosse la moneta proprio esistente. Esistente nel sistema. È la moneta disponibile per disponibile. Cioè l'unico modo per aumentare M pensavo fosse stampare moneta. E cioè stampare moneta, stampare è un termine un po' così perché non è tutto di caso, è mettere moneta. Comunque sì, se lo Stato spende di più, se il governo spende di più rispetto a quello che preleva, sicuramente aumenterà la moneta in circolazione. Ok, se invece tassi, noi abbiamo ipotizzato che tassi di più rispetto a quello che spende, rispetto a un momento con un T0 precedente, quindi diminuisce la quantità di moneta e l'effetto che questa teoria, questa equazione prevede è quella che semplicemente diminuisce. È la speculazione in pratica, via.
Adesso fermiamoci qui, andiamo per passi. Qui siamo al 1930 e si immaginava, e come teoria si immaginava questo. Teoria classica, del pensiero classico, il primo che ha fatto questa ricetta. E ci fermiamo qui, è una teoria un po' riduttiva che più di tanto non ci dice, ecco, ci dice un effetto sui prezzi e basta, non ci parla di occupazione, non ci parla di produttività, non ci parla di niente, dice che tutto resta abbastanza, si abbassano solo i prezzi. Ecco, andiamo avanti. Questo è un primo effetto di questa teoria classica. Andiamo avanti, storicamente nel pensiero economico. Allora, aspetta un attimo, la teoria quantitativa del beneficio, la tassazione riducendo la quantità di M riduce i prezzi dei beni. Non si hanno ricadute su altre variabili, secondo questa teoria non prevede ricadute su altre variabili, ovvero occupazione, interesse, eccetera, eccetera. Andiamo al 1936, se vi ricordate lo schema di prima, 1936, lavoro di Keynes, teoria generale. Ok. E qui adesso un'altra uguale equazione per la vostra. Allora, possiamo riassumere, ma proprio a grandi linee, perché anche qui ci sarebbe tantissimo da dire, però se vogliamo proprio riassumere. Allora, innanzitutto, chi è che sa com'è l'identità contabile della ricchezza di uno Stato? Di un territorio, dell'economia di un territorio? L'identità contabile della ricchezza di un territorio? Identità? No, non c'è il caso. L'identità contabile, il bilancio settoriale, l'equazione dei bilanci settoriali. Quella classica, vabbè, e andiamo avanti. Comunque, Keynes pone, diciamo, ha evoluto questa teoria classica, no? Eravamo arrivati alla teoria classica. Keynes ha evoluto, grande economista, è diventato la microeconomia, dopo la crisi c'è stata la crisi, vuole sapere come poter riprendere l'economia, si mette a studiare, evolve questa teoria classica. E cosa ci dice Keynes? Ci dice che la produttività di un paese, la ricchezza di un paese, è legata a AD, che sarebbe la domanda aggregata, ovvero, in parole povere, quello che noi richiediamo, vogliamo comprare, vogliamo acquistare, cioè quello che noi domandiamo dalla ricchezza del paese, appunto genera la produttività del paese. Ok? Cioè, se il panettiere ha 3 pezzi di pane, ma non ne vende nessuno, il giorno dopo ne farà uno, ne fa più 3 che li butta via. O se invece glieli compra tutti e 3, il giorno dopo ne fa 4, se ha la possibilità di farlo con le materie prime, chiaramente. Questo è, ci possiamo, siamo d'accordo su questo? La ricchezza di un paese è generata dalla domanda aggregata, che sarebbe la domanda di tutti i cittadini messa insieme, cittadini, imprese, eccetera, eccetera, messa insieme, AD, in inglese, aggregate demand. Ok? Quindi tutto quello che noi chiediamo, vogliamo comprare, genera la ricchezza di un paese, perché dopo gli imprenditori, chi lavora, si darà da fare per fornircelo. Ok, se invece noi non chiediamo niente perché non abbiamo soldi, non abbiamo possibilità di chiedere niente, non si produrrà niente perché tanto non si vende, quindi cosa possiamo fare? Fino a qui ci siamo? Ok, quella è l'aggregate demand. E da cosa è data questa nostra forza, questa nostra voglia di comprare, questa nostra possibilità di muoverci, di fare investimenti, di comprare, di appunto di richiedere prodotti che poi l'economia produrrà per venirci incontro? Quindi aggregate demand, che è quello che noi, la nostra voglia, la nostra possibilità di comprare, di fare investimenti, è data appunto dai consumi. Cioè tutte le persone che vogliono consumare qualcosa, un gelato, eccetera, eccetera, aumentano la domanda aggregata, questa voglia. Adesso usiamo un termine molto perché siamo fra di noi, perché... Poi gli investimenti, ovvero gli investimenti che le imprese vogliono fare, le banche, eccetera, eccetera, aumenta questa voglia, no? di questo bisogno di avere delle cose, di produrre di un paese. La spesa pubblica, G, quindi C, questo qui sono termini economici che dovunque andate, i professori eccetera eccetera useranno queste lettere e vorranno dire quel concetto. C è? Consumo, esatto. I? Investimenti. G? Più NX? Esatto. La somma, adesso facciamo a livello di concetto, i numeri adesso noi proprio non ci interessano, però la somma concettuale di questi fattori stabilisce il totale della domanda aggregata, che è quella che fa muovere l'economia. Questo per riassumere il pensiero di Keynes, ma esclude tantissime cose, anche principali pensiero di Keynes, però giusto terra a terra per dircelo, l'evoluzione, c'è un'evoluzione rispetto a prima, no? Nel senso, adesso andiamo a vedere la tassazione che effetto ha qui, ok? La tassazione qui, secondo la teoria economica di quel periodo, la tassazione agisce sui consumi, ovvero che i consumi
sono uguali, anzi, sono una funzione di y meno t. Ok, e qui troviamo la tassazione, perché dopo ognuno di questi membri, nella teoria economica, si può scomporre in varie equazioni per trovare come si fa. Adesso non ci interessa questo, perché stiamo analizzando la tassazione. Qui c'entra l'interesse, qui c'entra la volontà politica, e qui altre cose come la svalutazione della moneta, eccetera, eccetera. Comunque, troviamo la tassazione qui, scomponendo il membro dei consumi, troviamo che, secondo Keynes, proprio Keynes inventa, pensa, studia questa cosa della propensione al consumo. Che cos'è la propensione al consumo? È appunto quanto i cittadini, i privati vorranno consumare piuttosto che magari tenere i soldi in banca o tenerli fermi, ok? La propensione al consumo. Possiamo riassumerlo qui, poi ci sono altre variabili, interessi, eccetera, eccetera, comunque con y meno t. E qui troviamo la nostra tassazione, no? Ok, quindi qualcuno di voi fa lo sforzo intellettuale di dirmi, se noi riduciamo la tassazione, se noi per modo di dire, se il governo riduce la tassazione attraverso questa equazione che vuole sintetizzare a grandissime linee, non assolutamente esaustive, il pensiero di Keynes, proprio le cose più grandi, l'innovazione, che cosa succede secondo questo? Considerate che più è grande questo, più un'economia si espande, produce, più c'è ricchezza in un'economia di un territorio, più si aumenta questo, più c'è economia, quindi siccome vuole questo, più aumenta questo, più l'economia si espande, eccetera, eccetera. Se noi abbassiamo la tassazione, quindi se il governo decide di abbassare le tasse, a parità di spesa governativa, cioè parità di tutto il resto, noi decidiamo di abbassare le tasse, il governo decide di spostare le tasse. Qual è la disponibilità? Gli investimenti. Se no, seguiamo questo. Allora, le tasse su cosa agiscono? Su quale fattore dell'equazione agiscono? Troppo semplice. Però beh, adesso intanto siamo al 1936 qui, si inventa la, quella di prima era ancora più semplice, per essere vera, allora, perché bastava per cambiare i prezzi, basta. Allora, le nostre tasse che stiamo trattando stasera, se il governo, il signore le risponde. Aumenta la disponibilità. Mi deve seguire nell'equazione. Esatto. Allora, il governo abbassa la tassazione, quindi C diminuisce o aumenta? Aumenta C. E quindi aumentando C, siccome è uguale di là, aumenta la domanda aggregata, ovvero cittadini, imprese, eccetera, eccetera, chiedono di più dell'economia. Se prima compravo una pizzetta e mi rimaneva un po' di fame, sto giro magari ne compro 1,5 perché avevo la possibilità di farlo. Tutto questo abbiamo visto un effetto della tassazione. Per quanto riguarda i consumi, dopo se avessimo altro tempo, eccetera, scopriremo che negli interessi c'entra R, che è l'interesse, negli investimenti c'entra R, che è l'interesse, più o meno lo stesso meccanismo, con G, la volontà politica, con NX, una serie di cose che andrò a raccontare adesso. Comunque, abbiamo capito qui, no? Grandi linee. Quindi abbiamo detto prima, teoria classica, equazione di Fisher, tassazione è prezzi, effetto sui prezzi, aumentano o si abbassano i prezzi, punto. Qui invece con Keynes, grande salto in avanti, tassazione eccetera eccetera, aumenta la domanda aggregata, si espande o si riduce un'economia intera. Cioè non si parla più di prezzi, si parla di espansione, riduzione di posti di lavoro, investimenti, occupazione, consumi. Vedete, se capite il salto logico fra le due questioni. Poi ci sono tante altre questioni di Keynes che adesso ne affrontiamo, anche molto molto interessanti, tra cui la redistribuzione del reddito, che però adesso non affrontiamo. Affrontiamo più tardi. Ok, fino a qui ci siamo? Sì. Tutti? Sì. Ok, andiamo avanti nel nostro... Qui adesso va sempre più difficile, però, lo dico, Io ce l'avevo quello che non farlo mai. Se farlo io, scusa. Adesso interno, la famiglia. Se farlo io. Ok, andiamo avanti. No, qui è sempre spiegato, abbiamo spiegato quello che abbiamo detto, perché prima non ve lo volevo fare leggere. Prima non ve lo volevo far leggere, quello che ci arrivaste voi, ve l'ho spiegato. L'aumento della tassazione riduce i consumi, riducendo così la domanda aggregata e creando disoccupazione. L'inflazione si riduce. Beh, l'inflazione non l'abbiamo trattata perché la settimana scorsa l'abbiamo fatta. L'avete fatta la settimana scorsa. Comunque. Andiamo avanti. No. Ancora? Scusa una cosa. Sì. Ma a livello anche di tassazione può aumentare anche l'inflazione. Adesso la riscriviamo perché me l'ho dimenticato che ho fatto delle altre considerazioni. Allora, la riscriviamo. Allora, uguale somme più investimenti più G più NX. Allora, disoccupazione, andiamo per passi. Abbiamo detto che se aumentano i consumi, tasse, eccetera, eccetera, aumenta i consumi, aumenta la domanda aggregata. Ok,
si pensava ancora che comunque c'è un effetto di questo aumento della domanda aggregata, che adesso nelle teorie eterodosse oggi viene molto smontato, comunque forse non è vero, si studia che non sia proprio così. Comunque possiamo in linea di massima dire che se aumentano tanto i consumi, aumenta tanto la domanda aggregata, signora lei sta un po'... Ci siamo. No, nel senso che ho piacere che tutti capiscono comunque, perché non è che dobbiamo stare qui a fare cose per professori o persone che... Perché noi ci chiamiamo economia per i cittadini, dobbiamo capire i cittadini tutti, non che capisce uno che magari è andato a scuola, ha fatto l'università di economia e gli altri no. Ok. No, adesso comunque interroghiamo adesso. Laureata in economia. Allora puoi interrogare a me se la data economia, perché io non lo so ancora. Allora, abbiamo detto che se qui rifacciamo CY-T, ok, abbiamo detto che se questa D aumenta si espande l'economia. Questa espansione dei consumi dell'economia, però, se siamo in uno stato di piena occupazione, perché queste teorie vengono tutte pensate in uno stato di piena occupazione, piena produzione, non è che sono pensate rispetto all'oggi, sono pensate rispetto a uno stato di piena occupazione, piena produzione. Se siamo in piena produzione, ovvero che Y, che sarebbe la produzione di un paese, di uno Stato, è al massimo, cioè ci sono quei pezzi di pane di più non se ne possono fare, se aumenta i consumi aumenta per forza un po' l'inflazione, ovvero quei pezzi di pane costeranno di più. Sempre molto molto banalmente, per far capire a tutti, se ci sono due mele e 10 soldi in circolazione e si possono comprare solo queste mele, ogni mela costerà 5 soldi. Se diventano 20, ogni mela costerà 10. Questo qui è al massimo della banalità, l'inflazione, che l'avete poi già fatto, quindi lo sapete. Ok, quindi questo aumento dei consumi produrrà inflazione, produrrà però anche occupazione. Ok, quindi c'è piena occupazione e tutto, però c'è inflazione perché si sta molto bene, quindi tutti chiedono molti beni e i beni costano sempre di più. Per questo disoccupazione e inflazione non possono coesistere. Cioè, se c'è inflazione c'è occupazione, in un certo senso, a livello ideologico, ok? Perché l'economia si sta espandendo, se c'è inflazione, è un sintomo di espansione dell'economia. Si chiedono più beni, l'inflazione sale e anche l'occupazione sale. Se c'è disoccupazione non ci può essere inflazione. Infatti adesso, questo lo possiamo vedere anche oggi, come dicevano prima i signori, c'è disoccupazione, c'è deflazione, ovvero i prodotti costano di meno. Se ne chiedono di meno, la gente non ha soldi, è disoccupata, i prodotti costano di meno perché li vuoi vendere, nessuno li compra, li fai sempre di meno. Ok? Quindi disoccupazione, deflazione. Occupazione, inflazione. Ok? Da questa teoria di Keynes, questa rivoluzione di Keynes, possiamo affermare che disoccupazione e inflazione non possono coesistere a livello ideologico. Ci siamo? Non lo ripeto, signore. Il ragazzo è sveglio, l'ha interrotto tre volte, la signorina in fondo. Possiamo andare avanti. No, se il cittadino, facciamo uno sforzo per capire tutti, perché posso fare una domanda? Sì, perché c'è questo fatto del... Non capisco bene, stiamo parlando di cose reali o di astrazioni nel momento in cui, chiedo scusa, ha spiegato che si dà per fisso la piena occupazione, cioè come se ci fosse un'occupazione completa e una produzione che è al massimo, è però una situazione assolutamente irreale, no? Quindi noi parliamo soltanto sul piano teorico. Perché se quelle le diamo per invarianti, allora sì, insomma, diventa un problema solo matematico, ma siccome non sono invarianti. Sì, nella neoteoria classica che abbiamo visto prima erano proprio date, come ha detto lei, completa attrazione. Keynes cerca comunque di dare qualcosa in più. Su questo volevo dire una premessa che prima non ho fatto, mi sono dimenticato anche la slide, molto molto importante. Allora, l'economia è lo studio dei comportamenti umani in base alla distribuzione delle risorse scarse, comunque lo studio dei comportamenti, degli scambi in base alle risorse, eccetera eccetera. E comunque l'economia è uno studio di un comportamento umano, non facciamoci ingannare da quelle l'economia, equazioni, tutto sì, certo, sicuro, governo tecnico. L'economia è uno studio del comportamento umano, il comportamento umano
come tutti sappiamo, non è incasellabile al massimo, è etichettabile in un certo senso. Quindi l'economia non, per definizione, non è una scienza perfetta, salve. Non è una scienza perfetta, questo qui ce lo dobbiamo avere sempre in mente quando trattiamo economia, macroeconomia, eccetera, eccetera, quando leggiamo le cose nei giornali. L'economia non è una scienza perfetta, non è fra le scienze perfette, si avvicina più a una scienza sociale che a una scienza di quelle perfette, come può essere la chimica, la fisica, eccetera, eccetera. E questo deve essere chiaro a tutti, l'economia è una scienza imperfetta perché tratta i comportamenti umani. Questo deve essere perfetto. Su questo, molto interessante, faccio una citazione, il paradosso di Lucas, economista della scuola di Chicago, che non è proprio un paradosso, però dice questa bella frase che dice: la caratteristica principale di un economista deve essere la prudenza, perché per quanto possa essere il migliore economista del mondo, il più grande studioso, il matematico perfetto, l'economia non è una scienza perfetta e quindi lui deve essere prudente, più è bravo più deve essere prudente, perché non sa se quello che dice è vero o non è vero, perché è uno studio di un comportamento umano e quindi l'essere umano non è incasellabile. E comunque qui ci si avvicina sempre di più, comunque non è un'astrazione completa perché è uno studio, comunque alla base di questo ci sono rilevazioni di dati, cioè si rilevano dati, si informano un'ipotesi, poi il metodo scientifico penso sia chiaro a tutti, si formano un'ipotesi, si rilevano i dati, si conferma l'ipotesi oppure si smentisce. Ok. Però scusi. Prego. Su C gioca I. Sono diversi. No, gioca I perché se adesso. Cosa succede? Non c'è i soldi, però la gente compra normalmente perché fa debito. Il debito si riflette sull'interesse. Noi paghiamo tutto l'interesse che paghiamo e la Germania ci si mangia, perché quei soldi che gli danno la Germania ci comprano le fabbriche nostre. No. E noi andiamo a piedi. Sì, ma questo è un bel discorso, sicuramente ci serve, ne parleremo anche di questo, però adesso per una coerenza proprio di intellettuale, nel senso già le cose sono un po', magari per chi non le ha mai visto, sono un po' difficili. Ridotto a uno di noi. Sì, no. Come se uno va in banca a prendere i soldi oppure ce li porta. Sì, no, ho capito, però se adesso guardiamo proprio quello che stiamo facendo e basta, perché sennò ci disperdiamo, cioè dopo ognuno vuol dire... No, la questione delle mele che lei faceva, no? Sì, ma quello era il massimo della banalità, mi scusi, però era proprio per il massimo della banalità. Per entrare nella realtà. Sì, ma adesso faccio un escluso storico degli effetti delle tasse, quindi abbiamo detto, teoria classica, tasse, moneta, aumento, diminuzione, prezzi, fine. Keynes, tasse... consumi, espansione e riduzione di un'economia. Fino a qui, è importante che sapete questi due punti qui, tutto il resto, fino a qui ci siamo. Sì. Ok, poi abbiamo detto anche occupazione, inflazione, disoccupazione, deflazione. Che è un'altra cosa. Ok, dal 1945 al 1973, nei governi occidentali, ai politici, questa cosa era chiara. Cioè, governavano sapendo questa cosa, che disoccupazione e inflazione non possono coesistere, ovvero sapevano che se c'erano molti disoccupati dovevano fare un po' di inflazione, fare un po' aumentare i consumi, magari abbassare le tasse, eccetera, eccetera, per assorbire questi disoccupati. Uguale al contrario, se c'era troppa inflazione dovevano creare un po' di disoccupati per abbassare l'inflazione. Fino al 1973 ci siamo, i governi lo sanno questo, non c'è bisogno di dirglielo, lo sanno, anche in Inghilterra, in Francia, negli Stati Uniti, lo sanno. 1973, chi è che sa qualcosa di storia? Vabbè, storia, 1973, guerra dello Yom Kippur, Israele, contro gli stati arabi, c'è una guerra. Ok, cosa succede? Gli stati arabi, per una serie di motivi, aumentano il prezzo del petrolio. L'inflazione è la borsa. Cosa succede? Che questa legge, che fino a, per tutti quegli anni lì, 55, 65, quasi per 30 anni, era stata chiara ai governi e si rivelava efficace nel metodo di governare. Sembrava proprio che funzionasse così, Keynes ci aveva preso, funzionava così, si governava bene rispetto a queste semplici regole, chiaramente più tantissime altre cose. In quel momento crolla un mito, se aumenta il prezzo del petrolio, crolla un mito, disoccupazione e inflazione coesistono. Ok, quindi se prima occupazione, inflazione, disoccupazione, deflazione, in quel momento disoccupazione e inflazione insieme. Crolla un mito, questo non esiste, cioè non vale più questa legge, i governi sono in panico. Ok?
Questo è anche un excursus storico che non c'entra con le tasse, che c'entra relativamente, ma bisognava fare. Perché su quale voce ha influito? Ecco, esatto, questa è la cosa interessante, perché non si capisce perché, perché non cambia nessuno di questi fattori qui, in questa equazione. Però ci sono sia disoccupazione che inflazione, ma non sono aumentati i consumi e non si capisce perché. Perché questo fatto dell'aumento della crisi petrolifera non ha influenzato, non è stato uno shock dei consumi, uno shock della domanda. Noi qui stiamo analizzando comunque la domanda, se ci ricordiamo, ovvero la voglia che hanno le persone di comprare, fare, agire, mettersi in movimento, ok? Domanda gridata. Questo shock qui non agisce sulla domanda, gli agisce su qualcos'altro che non c'entra con tutto questo, agisce sull'offerta. AS, aggregate supply, offerta aggregata. Ovvero, qual è il problema? Dal lato dell'offerta non c'entra più con la domanda. Siccome il petrolio costa tantissimo, la produzione non riesce ad andare perché ci sono troppi costi, tantissimi costi per le macchine, la benzina, eccetera, eccetera, e quindi c'è uno shock di produzione, di offerta, e questa equazione non può farci niente. Scusa, ma non cambia NX se aumenta il prezzo del petrolio? E in questo momento non vorrei, però comunque non c'entra con questa, è un effetto della parte della, non della domanda. Qui dovremmo mettere AS e vedere la produzione da che cosa è formata, okay. Quindi questa equazione non vale più, cioè non vale più, non è più efficace, efficiente. Quindi cosa succede? Scusa, sono ancora lì? Prima di andare alla complicazione più totale. Shock di costo materie prime, uno shock sul lato dell'offerta di costi. Cosa succede? Che se fino adesso si era governato col fatto che nel mondo occidentale ci sono tanti disoccupati, abbassiamo un po' le tasse o spendiamo un po' di più, Stato, sul governo, spendiamo un po' di più e li assorbiamo, li rioccupiamo, oppure c'è troppa inflazione, vabbè, spendiamo un po' di meno, aumentiamo un po' le tasse e mandiamo, se c'è stato qualche disoccupato, vabbè, mandiamo qualche sovvenzione, eccetera, eccetera. Però se fino adesso aveva funzionato questo per quasi 30 anni, questo non funziona più. Gli stati sono nel panico e arriva Milton Friedman, ok? E la scuola, diciamo, possiamo definire austriaca, anche quella di von Hayek, le teorie dell'offerta, ovvero i governi non sono più concentrati su quello che abbiamo detto semplicemente in due parole, no? Che abbiamo capito tutti, proprio la base l'abbiamo capita, no? Non sono più concentrati su questo, i governi si concentrano sul lato dell'offerta, e quindi non più macroeconomia, ovvero movimenti di consumi, ma microeconomia, ovvero come le aziende producono, costi di produzione, più produttività, più i lavoratori devono lavorare di più, a meno, bisogna fare più tecnologia perché i lavoratori devono produrre di più in quelle ore che lavorano, cioè si concentra sull'azienda, non più sul governo, lo Stato, si concentra sull'azienda, su abbattere i costi del lavoro dal lato dell'offerta, abbattere i costi dal lato dell'offerta. Ok? E tutto questo che abbiamo detto quindi non si tiene più in considerazione, ci si concentra appunto sulla microeconomia, su come funziona un'azienda, come diciamo, tra virgolette, non sfruttare di più il lavoratore, comunque far rendere di più il lavoratore, come avere meno dipendenti e magari più tecnologia, eccetera, eccetera. Quindi scusa, tu dici che è stato lo shock petrolifero a far cambiare. Sì, ha aperto, diciamo che non è che è stato proprio chiaro, che non, nulla è nero e nulla è tutto grimile, sfumatura di grigio, come dice il libro, però ha aperto le strade a economisti come questo che si concentrano sul lato dell'offerta, anche le teorie supply side, eccetera, eccetera. Quindi questa stagflazione, che era una cosa che questa teoria non riusciva a capire, che Keynes non aveva previsto, apre le porte alle teorie dell'offerta, ovvero microeconomia, come fare a produrre di più. Se tu sei in fabbrica lì che devi selezionare le scarpe buone e le scarpe brutte, come fare per selezionare di più in minor tempo, e quindi tutta una serie di problemi che ci ha portato poi oggi. E comunque possiamo andare avanti fino a che è chiaro. Torniamo alla nostra tassazione, con le nostre teorie. Comunque dopo, fra un po', finiamo queste cose un po' brigose di equazioni, e facciamo delle cose molto più rilassanti, che siamo tutti lì che facciamo le chiacchiere e tutto, però per avere giusto un'infarinatura un po' più tecnica, dai, di macroeconomia, di... no, cioè, secondo me ci stava a fare una cosa del genere, era una bella cosa da fare, perché poi noi ci chiamiamo economia per i cittadini, quindi è giusto anche insegnare l'economia, proprio anche quella che studio a scuola, ai cittadini, che poi quello è lo scopo. Scusate se non si cancella molto bene, speriamo di farlo. Adesso facciamo un po' di discorsino. No, vabbè, ci vorrebbe dell'altro, forse funziona. Però... allora, adesso facciamo la cosa più difficile. Facciamo la cosa più difficile di tutte, poi di cose difficili non ne facciamo più. Però adesso ne facciamo una molto difficile, però anche un po' divertente. Ok, ci siete per la cosa difficile? Sì. Eh?
Ma dopo andiamo in discendere. Qui grazie, è molto gentile. Allora, qui adesso facciamo la cosa più difficile di stasera, dopo andiamo su cose concettuali e molto più semplici. Allora, all'inizio, cosa abbiamo detto? Adesso, chi è che mi riassume la storia del pensiero economico secondo Minsky che abbiamo fatto all'inizio, quella specie di forbice? Qualcuno che riassume quella storiella di prima del 1936 delle due scuole? Voglio una ragazza. Pensiero classico 1936 Keynes, eterodossi e neoclassici. Perfetto, qual è la differenza tra i due? Che i neoclassici vedono la teoria di Keynes come un'evoluzione e gli eterodossi come una rivoluzione. Perfetto, questo basta sapere questo, che sei già un passo avanti a un sacco di persone. Bene. Proprio hai quel che culturale economico. Vabbè, e quindi questo è chiaro, no? Adesso abbiamo visto una teoria classica post 1936, quella tasse, moneta, costi. Abbiamo visto Keynes, il punto rivoluzione, evoluzione, poi per altri motivi rispetto a questi che sono. Adesso vediamo la teoria neoclassica, ovvero quelli che vedono Keynes come un'evoluzione. Esatto. Teoria neoclassica. Okay. Vediamo come interpreta la tassazione questa teoria. Scuola neoclassica, abbiamo già detto, modello Mundell Fleming, Mundell neoclassico. Allora, questo modello, adesso lo disegno, qui andiamo su quelle cose che vedete magari in giro, che non capite mai cosa sono. In giro non si vede un po', però nel senso che vedete magari nelle foto delle scuole. Facciamo un grafico, un modello, che vuole essere una semplificazione della realtà, che non è la realtà, è un modello, prova a semplificarla, ma le cose umane non si semplificano. Perché ce l'aveva bagnato. Ci vuole, avete un pezzo di carta? Allora adesso facciamo la cosa difficile, poi dopo andiamo in calando. Però qui seguitemi, che facciamo la teoria neoclassica. Allora, disegniamo. Questa qui vuole essere una semplificazione della realtà. Prima abbiamo visto una piccola equazione, adesso vediamo un modello un po' più complesso sul quale giocheremo. Ma non lo volete fare, non lo volete fare, lo facciamo. Lo facciamo lo stesso. Allora, con che cosa sarà mai? Vuol dire l'interno. Allora, questo qui è un modello che prova a semplificare, appunto a studiare, l'equilibrio del mercato di un'economia secondo quello che è il pensiero neoclassico, ovvero il pensiero classico fuso con alcune cose di Keynes, le più spicciole, non quelle di concetto profondo contro il capitalismo, ma le cose più spicciole, teoria neoclassica, e prova a vedere dei cambiamenti all'interno dell'economia che effetti hanno. Semplicemente, proviamo a semplificare il più possibile. Allora, qui su questa linea che vedi, va in qua, che quindi aumenta andando in qua, abbiamo la ricchezza di un'economia, la produzione di un'economia e l'espansione di un'economia. Ok? Quindi quanto è ricco un'economia? Il PIL, dicendolo brutalmente, il PIL. Più andiamo verso destra, più aumenta il PIL, che è proprio la ricchezza dell'economia, Y. Ok? Qui abbiamo l'interesse, cioè l'interesse di quando mettiamo i soldi in banca, quanto ci danno di interesse. Di quando investiamo i buoni postali, quando ci danno interesse, eccetera, eccetera.
interesse. Ok, quindi più si va in su di qua, più aumenta l'interesse. Più di qua, più ricchezza. Allora, questa linea qui, dritta, è la linea che si chiama BP, che è l'equilibrio nel mercato dei prodotti finanziari. Perché è così? Perché questo modello assume che noi ci troviamo in un'economia molto bella, perché è molto simile all'economia in cui siamo oggi, un'economia aperta, con perfetta mobilità di capitale, ovvero che se io oggi ho 1 milione di euro qui, domani lo voglio spostare, non è proprio come oggi, però qui si assume una perfetta mobilità di capitali, domani lo voglio spostare a Singapore, domani lo mando a Singapore. Okay? Quindi economia aperta, equilibrio dei beni finanziari, è rappresentata da questa linea qui, perché? Questo è l'interesse, abbiamo detto, no? Okay, adesso fate un'altra attenzione, così questa ce la caviamo, la spieghiamo, è semplice, ce la caviamo da lì, poi andiamo avanti. Allora, se l'interesse, questo qui è I stella, che è l'interesse che deve essere uguale all'interesse che c'è negli altri paesi del mondo. Perché? Deve essere simile a quelli di altri paesi del mondo. Perché? Perché se l'interesse fosse di meno di così, ok? Se l'interesse fosse sotto questa linea, in questa zona qui, ovvero più basso di quello degli altri paesi del mondo, della media degli altri paesi del mondo, tutti gli investitori che avrebbero prodotti finanziari italiani li venderebbero e andrebbero a comprare quelli degli altri. Ok? Se l'interesse fosse più basso di quello degli altri, tutti venderebbero quelli italiani e andrebbero a comprare quelli degli altri. Perché devono tenere i soldi in Italia se di là gli danno di più? Ok? Quindi sì, se invece fosse più alto, tutti quelli degli altri paesi venderebbero gli altri e comprerebbero quelli italiani, perché cosa se ne fanno di quelli degli altri? Ok? Quindi questo è l'interesse di equilibrio internazionale. Cioè, qualunque movimento di interesse si riequilibra da solo. Perché deve essere lì per forza, perché sennò perdiamo capitali o sennò li perdono gli altri. Ok, quindi questa linea è dritta. Ci può stare, se non facciamo domande ci siamo qui, no? Insomma sono gli investimenti. Sì, sono gli investimenti, è l'equilibrio degli investimenti. Questo volendo comunque. Sì, 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 beh, chiaro, chiaro. Assume questo. Però questa è teoria. Sì, 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 è teoria, però vuole essere un modello della realtà per vedere cosa succede. Ok, fino a qui, nessuno faccia domande perché non ci vediamo. Ho cercato di spiegarvelo il più semplicemente possibile, penso che abbiamo capito più o meno. Fine. Vabbè. LM è l'equilibrio, ce l'abbiamo lì, è l'equilibrio della moneta, del mercato della moneta. Ok, quanto mi costa fare un prestito? Cioè vado in banca, quanto me lo fai questo prestito? 6%, 7%? Non me lo posso fare. Vai avanti un attimo la slide. Ok, grazie, la gente sì. Allora, LM è l'equilibrio della moneta, vi ho detto. Ok? Più aumenta la ricchezza, più si alza l'interesse. No? Grande ricchezza, grande interesse. Più bassa ricchezza, più basso interesse. Vabbè, questo qui è della moneta. Se vogliamo vedere l'equazione che stabilisce perché quella rete è fatta così, la vediamo lì. Adesso non ve la sto a spiegare, comunque M su P domandato, anzi a dire qui, M su P domandato uguale L Y R. Vabbè, adesso non ve la sto a spiegare, comunque. Mi piacerebbe spiegarlo perché secondo me la capirebbe anche in fretta, però adesso non ci voglio. Adesso la saltiamo. IS è l'equilibrio dei beni e dei servizi. Ok? Beni e servizi, le mele, le pere, l'assistente sociale, le visite sanitarie. Equilibrio beni e servizi, equilibrio del mercato della moneta, equilibrio dei prodotti finanziari. Queste sono le tre variabili sì, che individua questo modello, su cui si basa questo modello neoclassico, un po' difficile, vabbè. Quello dei beni lo possiamo vedere lì, e poi quella di prima, se ci guardiamo, quella che abbiamo studiato prima con Keynes, se ci guardate bene, Y, che è la ricchezza del paese, vi ricordate prima la domanda aggregata? Uguale consumi, Y meno T, quello delle tasse che abbiamo detto, I legato all'interesse e G la spesa pubblica, sempre lei. Ok, quindi quella di prima, qui il modello aggiunge tutti il mercato della moneta e il mercato dei prodotti finanziari.
scriviamo qui y uguale c y meno t più i r più g. Andamento inverso di IS. Adesso lo spieghiamo. Allora, è praticamente un gioco. Se lo prima vediamo sembra una cosa pallosa, invece è un gioco e anche molto divertente se lo prendiamo come un gioco. Chiaro, noi non siamo economisti, siamo persone normali, quindi ci possiamo giocare anche sbagliando, me compreso, perché non sono un economista neanch'io. Allora, come si muovono queste? Ah, l'incrocio di tutte è l'equilibrio e la ricchezza del paese. Noi partiamo, fate finta che sia un problema di quelli di scuola, no? Un problema in cui studiamo, però al posto di Marianna va al giornalaio e compra due fumetti a 1000 lire quando ha speso il tutto, invece per problemi delle medie facciamo un problema un po' più interessante. Allora, qui c'è la ricchezza nell'equilibrio. Fino a qui ci siamo. Come si muovono queste cose? Noi se succede qualcosa nell'economia, muoviamo queste. Allora, se le tasse cosa fanno muovere? Quale retta di queste qui fanno muovere? Chiaramente se si muove una retta cambia la ricchezza del paese e anche l'interesse. Noi da questo modello riusciamo a capire via teorica, muovendo l'equilibrio dei, facendo qualcosa sul mercato della moneta, sul mercato dei mercati finanziari o sul mercato, del mercato dei beni e servizi, la domanda cosa succede alla ricchezza del paese. Ok, questo modello serve a queste tre variabili e riusciamo a capire come si muove l'interesse e la ricchezza del paese. Sono queste due le cose che riusciamo a capire attraverso quello che facciamo. Vabbè. Secondo voi, noi stiamo parlando delle tasse stasera, all'interno di questo modello neoclassico, che retta fa muovere le tasse? Se noi abbassiamo o diminuiamo le tasse, noi, dico sempre noi, ma sbaglio, mi dovreste dare delle bacchettate. Se il governo, che poi vabbè, alla fine sarebbe noi, ma molto. Se il governo abbassa o diminuisce le tasse, che cosa fa muovere in questo modello? Quale retta? La L. Te dalla T dove la vedi lì? Yes. Guarda bene dove è la T. Lì ci sono le equazioni spiegate di cosa sono. Sì. Dove è la T? Sì. Qui ci scrivo PMK, che è perfetta mobilità di capitali, che è la cosa che abbiamo detto prima, che se vanno tutte da una parte si riequilibrano, che abbiamo detto prima, no? Ok. La T è qua, l'avete vista, no? Quindi fa muovere? Yes. Ok. E prima cosa abbiamo detto, nell'equazione prima di quella di Keynes? Che se diminuivano le tasse, la ricchezza del paese aumentava o diminuiva? Bravo, aumentava. Quindi come la muoverò questa retta? A destra o a sinistra? Se diminuiscono le tasse la ricchezza aumenta, la ricchezza è questa, se in realtà la muoviamo la tasse? Verso destra. Allora vedete che l'economia, se uno la vede come un gioco non è difficile, poi noi la facciamo a livello materiale. Quindi, aspetta, qui finiamo sta slide. Ah, ma c'era scritto là, mi stavate prendendo in giro. Andrea, scusa, quindi più o meno tasse agisce direttamente su E e su IS, politica fiscale, espansiva e restrittiva. Vabbè, non l'avevo visto, l'ho visto anch'io, è stato bravo comunque, complimenti. Allora, aspetta un altro, cos'è una politica fiscale quindi? La politica fiscale, quando si deve parlare, facciamo una politica fiscale, anche quelli magari i vostri parlamentari, quindi facciamo una politica fiscale. Che cos'è una politica fiscale? Cosa vogliono, quale fattore vogliono muovere? Vogliono fare qualcosa con che cosa? Con le tasse, oppure con un'altra politica fiscale, G, la spesa pubblica. Quindi quando sentite parlare politica fiscale, o G o T, con le tasse, o abbassare o diminuire le tasse, o abbassare o diminuire la spesa pubblica, quella è una politica fiscale. Okay. Politica monetaria invece non è la stessa cosa, la politica fiscale non è la politica monetaria, la politica monetaria agisce su LM, non agisce su IS. La politica monetaria, che è un'espansione della disponibilità di moneta, è diversa dalle tasse e la spesa pubblica. La disponibilità di moneta è quella che le banche hanno a disposizione per fare prestiti, che gli viene messa a disposizione dal governo, e quello c'entra con l'interesse, non c'entra con queste cose qua, con la domanda. Ok, quindi politica fiscale, noi ci occupiamo quindi stasera di politica, la LM, adesso vedremo che la faremo muovere in qualche modo, però non ce ne occupiamo stasera. Quindi le tasse fanno solo politica fiscale,
Ok, quindi più o meno tasse, più scelte del tesoro, adesso politica fiscale espansiva e restrittiva. Espansive fanno ampliare la domanda, quindi o più spesa pubblica o meno tasse, restrittiva fanno diminuire la domanda, o meno tasse o più spesa pubblica. Vai, andiamo, proviamo a fare un gioco, prima se è tutto chiaro, il modello, avete visto che all'inizio sembrava una bandiera inglese, adesso più o meno stiamo campanando che cos'è, stiamo campanando cosa vuol dire. Quindi scuola neoclassica, modello Mundelfreien, cambi fissi, politica fiscale. Vabbè, adesso arriviamo. Allora, scusate lì la figura, il problema qual era? Era che ero a casa, avevo pochissimo tempo per fare slide, non mi andavo ad aprire Photoshop, cosa, ho disegnato a pennarello, ho fatto la foto, ho tutto da lì. Quindi qui è colpa mia, mi dovete scusare, però adesso tanto la spieghiamo tutta qui e penso che si vedrà molto meglio. Noi di cosa ci occupiamo stasera? Di tasse. Ok? Quindi, secondo questo modello neoclassico di Mundell Fleming, ok, che sono quelli là che la storia l'abbiamo fatta l'economia, vediamo cosa succede se facciamo un aumento o un abbassamento delle tasse. Stiamo guardando gli effetti della tassazione, guardiamo. Allora, se io riuscissi a capire, c'è una là. Politica fiscale restrittiva. Ok. Politica fiscale restrittiva cosa vuol dire? Se con le tasse, chi è che aumentano, bravo, guarda l'economista, guarda del talento, la scuola è buona, Eleonora ha fatto un buon lavoro, c'è del talento già. Allora, politica fiscale restrittiva, allora noi cosa stiamo dicendo praticamente? Vogliamo vedere attraverso questi scienziati, Mundell e Fleming, questi economisti hanno fatto questo modello per prevedere cosa succede alla ricchezza del paese e all'interesse. Noi vogliamo vedere se alziamo le tasse, se il governo alza le tasse a parità di altri fattori, se la ricchezza aumenterà o diminuirà secondo l'equilibrio di questi mercati e l'interesse cosa farà? Okay. Andiamo a vedere. Diminuiamo le tasse, scusate, aumentiamo le tasse restrittiva, quindi agiamo sulla IS. Yes. Se le tasse aumentano, IS dove va? No, te però. No, io sto in ingegneria. Però le equazioni le equazioni vanno forte. Allora, IS va a sinistra. Ci siamo? Allora, abbiamo aumentato le tasse, resta tutto uguale. IS, che è questa retta qua, se ne va qua. C'è la freccina più T. È aumentata la tassazione. Ok, IS è andato a sinistra, politica fiscale restrittiva. Allora, poi c'è un'altra ipotesi che vi devo dire, mi sono dimenticato, ci fermiamo, scusatemi. Siamo in un regime di cambio fisso. cosa vuol dire regime di cambio? Perché poi dipende anche dal regime, ci sono due regimi di cambio che tengono in considerazione, sono flessibile e fisso. Cosa vuol dire cambio fisso? Che la nostra moneta varrà, qualsiasi cosa succede deve valere uguale alla moneta a cui siamo agganciati, ok? Quindi come quando l'Argentina era agganciata col dollaro, la moneta argentina valeva 1, cioè se il dollaro valeva 1 la moneta argentina doveva valere 2, non si poteva svalutare, ok? Qui mettiamo che la nostra moneta, l'euro, sia agganciato al dollaro e quindi deve valere esattamente come il dollaro, cioè non può valere, adesso l'euro vale 1,3935 mi sembra dollari, in questa ipotesi qui deve valere esattamente come il dollaro, un dollaro deve valere uguale a un euro e la banca centrale fa da garante, la banca centrale attraverso delle compravendite fa sì che questo resti in quel modo lì, attraverso le sue riserve personali, fa sì che il cambio resti fisso. Ok, quindi il cambio non può cambiare, questo perché? Perché per l'opzione che se il cambio diminuisce noi facciamo più esportazioni secondo questa teoria, no? Quindi se noi svalutiamo la moneta vendiamo di più all'estero, facciamo più soldi, l'ho detto molto brutalmente. Qui c'è l'ipotesi cambio fisso in cui nel quale non possiamo fare questo, non si può svalutare, è un po' simile a quello che usiamo oggi in Italia, anche se non è proprio così, possibile la condizione dell'euro ma non è così, quindi adesso facciamo cambio fisso. Fisso. Cosa succede? Ok. Meno T, qual è il nuovo equilibrio? Dove ci trasferiamo? Se prima arriviamo in questo punto qui, diminuiscono le tasse, qual è il nuovo equilibrio? Punto interrogativo. Il punto di croce. Esatto. È questo. È quello. Questo. Non è questo qua. È questo. Ok. Quindi ci trasferiamo qua. La ricchezza cosa ha fatto? Y è diminuito. Quindi fino a qui ci siamo in un cambio fisso
se aumentiamo le tasse la ricchezza diminuisce, l'interesse invece cosa fa? Diminuisce. È un bene o un male che diminuisce? Naturalmente, no? E gli investimenti partono. Aspetta, bravo, bravo. Tu sei già andato avanti, ma qui c'è un'altra. Ma vedete quanti economisti talentuosi abbiamo? Y1. Ok. Ci siamo spostati qui. Cosa è successo? La ricchezza è diminuita, ma l'interesse si è abbassato. Ok? Perché l'interesse si è abbassato? Che cosa? Ma Eleonora ha fatto lavorare. Ok, quindi siamo qui. Però questo qui è un punto di equilibrio oppure no? Equilibrio è quando tutte e tre le rette si incrociano in un punto. Non è un punto di equilibrio. Quindi la quantità di moneta è diminuita, l'M è diminuita la quantità di moneta. Ok. E perché diminuisce la quantità di moneta? Perché, come ha detto il signore, cosa succede con l'interesse qui con i beni finanziari? Perché l'ha rastrellata. I beni finanziari vi hanno detto che se l'interesse va sotto questo stato di equilibrio internazionale, cosa succede? Vanno fuori. E quindi i capitali nel territorio cosa fanno? Diminuiscono. E se diminuisce la moneta nel territorio disponibile per gli investimenti, il mercato della moneta si restringe. LM cosa fa? Secondo voi? La produzione diminuisce. No, aspetta. Allora, LM si muove in base alla quantità di moneta a disposizione, politiche monetarie. Se ce n'è di meno, secondo voi, di moneta, perché è andata via, perché l'interesse è troppo basso, quindi la moneta se ne va, perché tutti investono in altri paesi, perché da noi l'interesse è basso, cosa succede alla linea LM, quella della quantità di moneta, dell'offerta e dell'equilibrio della moneta? Va a destra o a sinistra? Sono un po' difficile, infatti qui devo spiegare. Vabbè, comunque va a sinistra, dai, abbiamo capito. Se quando c'è un peggioramento va a sinistra, quando c'è un miglioramento va a destra. Ok, quindi LM si sposta a sinistra. Allora ricapitoliamo così capiscono tutti. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo aumentato le tasse. IS si è spostata, meno ricchezza, meno interesse. Però meno interesse vuol dire che la gente va a investire da un'altra parte, perché qua prende poco, prende più lì. Qui diminuisce la moneta e allora se va via anche l'M si sposta. Ok? In un nuovo punto di equilibrio, che è qua. E questo, equilibrio. Quindi tutto questo arriva dal movimento delle tasse. Esatto, dal movimento delle tasse abbiamo visto movimenti in altri settori. Ok? Questo è quello che serve, questo è un modello economico che serve, ecco cosa serve, no? A vedere cosa succede nell'economia. Come avete visto prima, all'inizio col classico si muovevano solo i prezzi, poi occupazione eccetera eccetera, adesso abbiamo un po' complicato le cose e avete visto quante cose riusciamo a capire da questo modello. Quindi è finito, il problema è finito, siamo arrivati. Alla fine di tutto il giro, cosa è successo? Siamo arrivati a una nuova situazione di equilibrio, vedete? Di qui non ci si sposta perché siamo in equilibrio, tutte e tre le rette si incrociano. Però, quindi abbiamo aumentato le tasse in cambio fisso, abbiamo fatto una politica fiscale restrittiva in cambio fisso, cosa è successo? Siccome la moneta non si poteva svalutare in nessun modo, perché il cambio è fisso, siamo più poveri. Recessione. Siamo più poveri e l'interesse è sempre uguale. È sempre uguale, è tornato su, perché è di nuovo in equilibrio, questa non si sposta mai. Ok? Qui bisogna stati proprio dei caprunas, perché bisogna proprio dati la zappa sui piedi. Ok, quindi, morale della favola, attraverso questo modello abbiamo scoperto che se siamo in cambio fisso, come era l'Argentina col dollaro, e se noi aumentiamo le tasse, facciamo una politica fiscale restrittiva, l'interesse diminuisce, la gente va a investire da un'altra parte, e si ritorna in equilibrio perché c'è meno moneta e quindi l'M si sposta e andiamo in un nuovo equilibrio dove l'interesse è sempre uguale a prima ma la ricchezza è minore. Ci siamo? Sì. Ok. Domande sulle cose più semplici. Si è verificato che era del 60, quello che è stato il
nel 1960. Sì, sì. No, comunque questo è secondo questo modello neoclassico qui, Mundell Fleming, ok? Secondo questo modello le tasse hanno questo effetto qui. Facciamo soltanto un altro di giochino su questo modello, col cambio flessibile. Ma se invece noi potevamo svalutare la moneta, se la nostra moneta poteva cambiare di valore rispetto a quella degli altri stati, succedeva uguale secondo voi? Questo modello ce lo spiega, ok? E poi questo è un modello neoclassico. Sì, 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 questo è un modello neoclassico. Infatti te lo dice pure il neoclassico. Esatto. I modelli neoclassici hanno preso, cioè i neoclassici in generale hanno preso il fatto di Keynes, la questione di Keynes, che se aumenti la domanda aggregata aumenti l'occupazione, quella c'è nei neoclassici, non c'è tutto il resto di Keynes, che è la critica al capitalismo come capitalismo instabile, anche se noi aumentiamo l'occupazione attraverso le tasse eccetera eccetera. Keynes dice che il capitalismo va in crisi lo stesso se c'è la piena occupazione, perché c'è i beni finanziari fanno substrati tali che si crea una tensione che alla fine scoppia comunque, quindi è ancora un passo avanti, cioè noi adesso siamo in una situazione che ce lo sogniamo quello che Keynes vuole dirci in più rispetto a dove siamo adesso. Ok, ne facciamo un altro giochino con questo, che cambi flessibile, poi scendiamo di livello, parliamo di cose più tranquille. Incendiamo tutto, lo rifacciamo. Cosa sta facendo gli Stati Uniti? Passando la moneta e ripreso un motore. Ripreso davanti. Ok. Siamo messi all'inizio di prima, vogliamo sapere in cambio flessibile, quello della lira prima dello SME, quello che hanno molti paesi nel mondo ma non noi, ok? A dire la verità, cioè, se vogliamo parlare di tutto, l'euro in sé, noi adesso non siamo proprio un cambio fisso, se noi avessimo uno Stato europeo avrebbe un cambio flessibile perché non è agganciato a nessun'altra moneta del mondo, ok? Però in questo momento di instabilità che non si sa se, cioè, che non siamo uno Stato, non abbiamo un cambio fisso, non si capisce. Però con un cambio flessibile vediamo cosa sarebbe successo. Dal di lì già dal disegno che si vede quasi bene. Allora, cambi flessibili, politica fiscale non efficace. Andiamo a scoprire perché. Abbiamo visto che comunque la politica fiscale col cambio fisso aveva prodotto un effetto, aveva diminuito la ricchezza. Se l'avessimo fatto nell'altro senso, se avessimo abbassato le tasse invece che aumentarle, avremmo aumentato la ricchezza. Nell'altro senso, aveva prodotto comunque un effetto, perché la ricchezza era diminuita. Eravamo stati dei cani perché ci hanno dato bastonato sui piedi da soli, però un effetto l'avevamo avuto, era efficace la politica di aumentare e abbassare le tasse. Vediamo col cambio flessibile se abbassare o aumentare le tasse è efficace. Secondo questo modello sempre, non secondo me, né in termini assoluti. Allora, cosa succede qui? Andiamo a vedere. Diminuiamo le tasse come prima. Il governo decide di diminuire le tasse. Cosa succede? Cosa sposto come prima? Yes. Esatto. Cioè, scusate, aumentiamo le tasse. No, è bene. No. Più T. E fino a qui tutto come prima. Nuovo equilibrio qua, Y1, la ricchezza diminuita e l'interesse è diminuito. Fino a qui ci siamo, no? Come prima. Cosa cambia stavolta? Punto interrogativo. Allora, i capitali cosa fanno? I capitali finanziari? In questo caso scappano via come prima, cioè. Su questo non c'è dubbio, l'interesse nostro è basso, perché devo investire in Italia se posso investire in Grecia o da un'altra parte che mi dà un sacco di soldi? I capitali finanziari se ne vanno, ok? Allora se questi investitori vogliono comprare i beni finanziari italiani, devono comprare della moneta italiana per comprarli, non posso comprarli nella loro moneta, ok? Quindi la nostra moneta si apprezza, diventa più forte, ok? Questo prima non poteva succedere perché la banca centrale teneva fisso il cambio con qualcun altro, non può dire, ma la moneta non poteva cambiare di valore. Invece adesso la moneta poi cambia flessibile, come quella lira prima dello SME negli anni 70 eccetera eccetera, quindi negli anni 60,
la moneta può cambiare di valore. Questa volta non c'è la banca centrale a tenere il valore della moneta uguale, quindi quando i capitali se ne vanno dall'Italia, perché l'interesse diminuisce perché abbiamo alzato le tasse, ok, alziamo le tasse, i capitali se ne vanno perché l'interesse diminuisce secondo questo modello, cosa succede? Che la nostra moneta, se prima la voleva un sacco di gente per comprare comunque i nostri beni finanziari, adesso la vuole molto meno gente, molto meno persone, molto meno capitali. Quindi la moneta cosa fa se la vuole meno persone vogliono la nostra moneta? Si svaluta. Esatto, col cambio flessibile la banca centrale non tiene più fisso il cambio e quindi la moneta si svaluta, mentre prima non si era svalutata. Prima cosa era successo? Che il mercato della moneta si era spostato, perché semplicemente ce n'era meno disponibile e quindi l'interesse era tornato su. Perché c'era questa volta la moneta si svaluta. E nelle esportazioni, secondo questi modelli neoclassici, le esportazioni, se la moneta si svaluta, cosa succede? Aumentano, esatto. E l'aumento delle esportazioni, cosa viene richiesto al nostro paese dall'estero? Produzione. Dei servizi. E quindi, e quindi cosa succede? Torna a destra, esatto. In cambio flessibile, torna a destra. Ritorna dove era prima, l'equilibrio è sempre quello iniziale. Incredibile. Secondo il modello Mundell-Fleming in economia aperta, ovvero economia aperta con perfetta mobilità dei capitali e cambio flessibile, se noi facciamo una politica fiscale, ovvero aumentiamo la spesa pubblica, diminuiamo la spesa pubblica, aumentiamo le tasse, diminuiamo le tasse, non succede niente, perché si avranno degli effetti sul valore della moneta, se chiamiamo equi, avranno degli effetti sul valore della moneta che influiranno su NX, che sono le esportazioni e le importazioni, che questo NX influirà sulla produzione e quindi non succederà niente. Quello che sta facendo l'americano? Se io non sono così tecnico non so risponderlo, però... Voglio dire, se il dollaro vale poco, significa che loro possono esportare... Esatto, sì, perché è più conveniente comprare quei beni. Secondo me, non glielo dico perché io non sono un economista, quindi non posso dire secondo me o qualcosa che non fanno... Però secondo questo modello, sì. Quello che non vogliono fare i tedeschi, perché loro esportano e noi ci strozzano. Ma perché loro sbagliano. Se l'esempio dell'America comunque calza con questo che abbiamo fatto adesso, perché l'America ha il cambio flessibile negli Stati Uniti, cioè loro si muovono come vogliono, ok? Quindi se loro aumentano la tassazione e aumentano le esportazioni perché si svaluta il dollaro e ritornano in equilibrio. Ok, abbiamo visto secondo il modello Mundell-Fleming gli effetti della tassazione. Ci siamo fatti un altro giro, una teoria neoclassica. Basta, abbiamo finito questo modello. Sono contento però che avete capito, mi fa molto piacere perché non è comunque una cosa dell'università. Comunque abbiamo già visto un'evoluzione dello studio degli effetti della tassazione, che è l'argomento di stasera. Modello classico, solo prezzi. Keynes, occupazione, espansione dell'economia, produttività, eccetera, eccetera. Neoclassici sono uno studio ancora più complicato, tipo Mundell-Fleming ha fatto questo studio che considera i mercati dei beni finanziari, i mercati, eccetera, eccetera, si è sempre più evoluta nel tempo la dottrina economica. E si considerano sempre più variabili. Abbiamo visto come la tassazione, secondo questo modello neoclassico, dipende dal tasso fisso, cambio fisso, cambio flessibile, eccetera, eccetera, se funziona o non funziona, gli effetti che ha. Ok, adesso qui per dire, questo qui non vuole essere esaustivo di tutti i modelli economici eccetera eccetera sugli effetti della tassazione. Se vogliamo dovremmo interessarci potremmo stare qui quanto volete, perché ci sono un sacco di modelli, altre teorie neoclassiche. Il modello di Solow è un altro modello che considera che un paese ha uno stato ottimale di quantità di capitale da investire, di investimento, per il quale se vai sopra torni indietro, se vai sotto hai bisogno di più per crescere di più. Comunque rispetto anche all'ammortamento, un altro modello MM1 e MM2, cerca di arrivare a quanto vale la moneta, anche la tassazione, potremmo vedere anche lì la tassazione come influisce sul valore della moneta secondo quei modelli lì. L'effetto dei dazi è molto interessante, ma non lo facciamo. La tassazione, al di là di tutti questi effetti macroeconomici che abbiamo visto, può servire anche per produrre un settore che sta nascendo in Italia. Ad esempio, in Italia vogliamo fare gli iPhone italiani, che tra l'altro ci sono già, mi sa,
vogliamo creare dell'occupazione, vogliamo fare gli iPhone italiani, che saranno chiaramente rispetto all'iPhone, quello della Apple, non è che saranno il massimo, però vogliamo che gli italiani comprino quelli per comunque per dar lavoro, eccetera, eccetera. Come facciamo? Usiamo la tassazione, mettiamo dei dazi sugli iPhone, che, sugli iPhone, sull'Apple che viene dall'estero, sugli iPhone che vengono dall'estero, facciamo costare gli iPhone 1000 euro l'uno, vabbè che costano già, le persone lo comprerebbero lo stesso, però facciamo costare 10.000 euro un iPhone, le persone si comprano gli iPhone italiani e la tassazione ha avuto l'effetto di proteggere questa industria che intanto fa ricerca, perché glielo comprano perché ci sono i dazi, eccetera, eccetera. Quindi ci sarebbero un sacco di cose da fare, abbiamo visto queste. No, scusa, aspetta un attimo perché non mi ricordo. Perfetto, data, scusa. Altri modelli. Andiamo avanti. Funzioni di tassazione, cambiamo. Fino adesso abbiamo fatto gli effetti della tassazione, cioè abbiamo visto vari effetti che la tassazione poteva avere sul sistema. O no? È chiaro questo? Abbiamo visto, se noi facevamo così con le tasse, se non facevamo così succedeva quello. Adesso vediamo, ma perché dobbiamo tassare? Perché esistono le tasse? Adesso andiamo nel lato che vi dicevo più tranquillo, più concettuale, andiamo in una cosa di concetto. Non facciamo più gli effetti, secondo equazioni, cioè, se facciamo una cosa di concetto. Ma perché esistono le tasse? E qui, facciamo anche presto, vi libero, non vi faccio stare troppo. Teoria mainstream, neoclassica, anche classica. Allora, la teoria classica abbiamo visto che era prima del 1936, eccetera, eccetera, e anche comunque fino al 1971 c'è stato comunque, Eleonora sicuramente l'ha parlato, il gold standard, ve l'ha parlato, no? Sì. La convertibilità col dollaro, con la sterlina, chi è che ci fa un riassunto per tutti, per chi non lo sa? Dai, Movimento 5 Stelle, cittadini attivi, eccetera, eccetera, vi voglio queste cose attivi, perché sennò non ci siamo. Ma te le sai le cose, io voglio una persona normale. Che cos'è il gold standard? Come no? Sì, il regolamento dollaro-oro. Esatto, dollaro-oro. Ovvero che il governo può spendere in base a quanto oro ha nelle riserve. Cioè la moneta... Ok, la moneta vale, ha un valore perché è collegata all'oro. Se io vado alla banca, al gold standard, se vado alla banca centrale, do 1000 lire, ad esempio, mi ridanno l'equivalente in oro che è stato stabilito. Ok? Posso dire una cosa? Sì. Se fosse così, noi potremmo spendere a dismisura perché siamo il quarto forziere del mondo. Sì, sì, se no, sì, ce ma... l'abbiamo ancora perché qualcuno dice che non ce l'abbiamo più. Comunque, chiusa parentesi su. Qui concentriamoci sulla funzione della tassazione. Perché tassare? Allora, in questo, se noi immaginiamo che fino al 1971 c'è stato il gold standard, o comunque non più il gold standard, o Bretton Woods, eccetera, eccetera, ma la convertibilità diretta con un'altra moneta, cioè la lira era convertibile con un'altra moneta, la sterlina, poi il dollaro, che a sua volta erano convertibili in oro, quindi in qualche modo erano legati all'oro. Diciamo che la moneta era una quantità scarsa, perché era sempre legata a qualcosa di scarso, era quest'oro. Cioè, se c'erano, allora, facciamo un esempio, se c'erano 100 tonnellate d'oro e ogni moneta era cambiabile con una tonnellata d'oro, adesso lasciate stare la cifra, quindi il governo aveva a disposizione 100 monete, non poteva averne di più, gold standard, ok? Quindi se il governo spende 100 monete per costruire, faccio il solito esempio schifoso senza fantasia ma non è la sola, costruisce un ospedale e spende 100 monete, il governo come si ritrova? Senza soldi. Senza soldi! E quindi come cavolo deve fare questo governo? Se vuole fare anche una ferrovia o se no, come può fare? E qui siamo arrivati a una funzione della tassazione. Quando c'era il gold standard o la convertibilità con la sterlina o col dollaro, comunque la risorsa della moneta era scarsa per i governi, e quindi la tassazione che funzione aveva? Esatto, per spendere ancora bisognava tassare, non ce n'è. Sono le aziende che hanno costruito eccetera eccetera, si riprende l'oro eccetera eccetera. Va bene? Quindi, scusami che non so, funzione di finanziare la spesa, anche con l'euro è così, Eleonora l'avrà detto 2000 milioni di volte, certo. Con l'euro siamo, non proprio perché c'è l'oro, dopo magari ci arriviamo eccetera eccetera, comunque Eleonora l'ha detto, siamo messi così anche con l'euro, cioè non abbiamo infinita moneta, quanta ce ne pare noi, la moneta è bloccata e quindi dobbiamo tassare per finanziare. Comunque questa funzione della tassazione viene dal concetto del gold standard, perché col gold standard effettivamente era giusto far così, no? Era giusto tassare, sennò come faceva il governo a spendere, se doveva far spendere per quell'oro che aveva? Per forza, era giusto. Ok, funzione della tassazione è tassare. Solo che quella curva, c'è da fare dei segnetti.
perché lì è come un colabrodo che non arriva di là. Comunque sulla funzione ideologica della tassazione ci siamo. L'idea che lo Stato deve tassare per spendere, il bravo padre di famiglia col gold standard, con la convertibilità, aveva senso, aveva senso. Nel 1871 tutti sapete cosa è successo? Nixon. La banca. Esatto. Nixon. Ok, non c'è più la convertibilità con l'oro, quindi cioè, la moneta diventa semplicemente carta. Quindi ha senso ancora la funzione della tassazione per finanziare la spesa dopo il 1971? Non ha più senso, perché se io non ho più bisogno, non sono più attaccato all'oro, ho infinita moneta.